Eccoci qui e quindi, come anticipato, adesso parliamo di un'altra bellissima manifestazione che ha come protagonista assoluto il violoncello, che è stato parte integrante della rassegna degli incontri Asolani, ma che in questa rassegna Rovigo Cellositti è veramente il protagonista, declinato in tutte le forme musicali, fino alla musica pop, partendo ovviamente dalla musica classica. Con me c'è Gerardo Felisatti, che è il direttore artistico di questa rassegna alla Undicesima. undicesima edizione e che veramente porta al centro di Rovigo non solo la musica, ma anche la voglia di coinvolgere i ragazzi virtuosi di questo strumento che arrivano anche da sedi internazionali, ma anche i ragazzi del conservatorio, i ragazzi della città. Quindi è un format un po' speciale questo di Rovigo Cellositti. Sì, esatto, è un festival un attimino diverso rispetto a quella che è una tradizionale forma di attività, nel senso che Rovigo Cellositti coinvolge attivamente i ragazzi e li mette assieme ai grandi musicisti in un momento unico che coinvolge sia la formazione, perché i ragazzi possono studiare con i grandi ospiti che Ci vengono sono delle invitati, masterclass esatto, apposite. e allo stesso tempo poi ci sono concerti ogni giorno, attività dove viene condiviso il palcoscenico fra i grandi nomi e ovviamente i nostri ragazzi che sono attivi al 100%. Grandi nomi che non hanno quasi bisogno di presentazione, perché c'è Gad Moreau, Maurizio Baglini, poi ci sono Piovani, ci sono tantissimi grandi nomi che vengono a trovarvi lì. C'è una bellissima collaborazione con Amsterdam e anche il vincitore della Biennale, Del Cielo Biennale, è un Cello concorso, Biennale, esatto. che viene al vostro festival, quindi assolutamente non manca la grande qualità nelle esecuzioni, però questa collaborazione è un ingrediente fondamentale. Sì, devo dire che il festival è un miscuglio, diciamo, di idee e di tendenze che secondo me creano una unicità, ovvero abbiamo sempre voluto mantenere grossi collegamenti importanti con le orchestre principali italiane, parliamo della Scala, parliamo dell'Accademia di Santa Cecilia, ma anche fuori la Deutsche Oper, per cui invitando i primi violoncelli di queste orchestre all'interno del festival. Abbiamo invitato i grandi nomi, come ad esempio possono essere tranquillamente Sollima, Brunello, Christopher Guanna, per citarne alcuni abbastanza conosciuti, insomma, che vengono a studiare, allo stesso tempo riusciamo a garantire e a cercare quelle che siano delle partnership con istituzioni di altissimo profilo. Questo ci permette di avere comunque connessioni privilegiate, in questo caso parliamo del Cello Biennale di Amsterdam, oppure può essere il Festival Bartolomeo Cristofori di Padova, oppure possono essere i solisti veneti che vengono regolarmente nel nostro cartellone, oppure abbiamo anche quest'anno inaugurato una partnership con la Scuola dell'Opera del Teatro Comunale di Bologna, Che che bello, ci manda due studenti di canto loro per la serata finale. Beh, Rovigo sarà tutta declinata con la forma e il suono del violoncello dall'1 all'8 settembre. Anche le sedi sono belle, sono da visitare di questa rassegna. Sarà un po' anche un modo per scoprire la città, i suoi ragazzi, le sue eccellenze culturali, perché è una città che si muove benissimo anche da questo punto di vista in questi anni. E questo è anche uno degli elementi che valorizzano questo festival. Sì, assolutamente. Dobbiamo anche ringraziare l'importante contributo di Rovigo Convention and Visitor Bureau, la quale ci aiuta a illuminare certe zone, se vogliamo, meno conosciute della città. Parlo ad esempio del Tempio della Rotonda, che è questa chiesa ottagonale meravigliosa, tutta affrescata e dorata all'interno, e ognuno che viene a visitarci, appena entra, ne rimane completamente affascinato, innamorato, anche dal punto di vista acustico, per cui non solo visivo. Assolutamente, poi io amo molto Rovigo, per cui è assolutamente una città che va scoperta anche lentamente, passeggiando. Si può ancora fare con molta semplicità Rovigo, magari in altre città diventa un po' più difficile. E volevo dire una cosa importante. Abbiamo raccontato come le radici siano molto importanti, e a Rovigo in particolare la scuola del violoncello è legata imprescindibilmente al nome di Luca Simoncini, e quindi anche questo festival vuole ricordarlo e
anche far vedere come la sua scuola sia poi continuata sulle braccia, diciamo così, di altri grandi violoncellisti. Esattamente. Luca Simoncini, che purtroppo ci ha lasciato lo scorso anno, a cui tra l'altro è stata dedicata l'intera rassegna del 2023, lascia un'eredità enorme nella città. Si parla di una vera e propria scuola rodigina che è conosciuta veramente in tutto il mondo. E l'idea fondamentale è stata quella di Luigi Puxedu, ovvero considerata questa grandissima base di qualità che la scuola violoncellistica offre, era il caso di creare un festival proprio richiamando i nomi più importanti. Luca Simoncini è, come dire, presente e tra l'altro ha portato poi insieme a Rovigo Cello City a tutta una serie di risultati notevoli a livello anche concreto, per cui pensiamo ad esempio ai nostri violoncellisti che sono nell'orchestra Luigi Cherubini diretta dal maestro Muti, oppure l'Orchestra Nazionale di Santa Cecilia, i pomeriggi musicali, sono tutte orchestre molto importanti. La Fenice, oppure l'Orchestra dell'Arena di Verona. Sono tutti violoncellisti che sono cresciuti in questa scuola di Simoncini di Rovigo. Esattamente, non posso avere la presunzione di dire che Rovigo Cello City li ha lanciati a questo punto, ma posso certamente dire che il festival ha dato un grandissimo impulso qualitativo alla scuola. Assolutamente, è un clima che ha favorito probabilmente anche l'amore, la passione, la determinazione, perché ci vuole la bravura, ma ci vogliono anche tanti ingredienti poi per emergere nel mondo musicale, la volontà di partecipare ai concorsi, le selezioni, insomma ci bisogna metterci anche una grande passione. Assolutamente, e tra l'altro al nome di Luca Simoncini sono intitolate ben due borse di studio che abbiamo istituito anche quest'anno e che premiano i migliori talenti che vengono selezionati da proprio i docenti delle masterclass e che poi riceveranno queste borse di studio come una iniezione per il futuro e per il loro valore. È difficile riassumere in pochi minuti quello che rappresenta appunto questo festival e il programma, devo dire, questo dall'1 al 8 settembre a Rovigo, un po' cerca di toccare tutte queste corde, toccarle anche fisicamente, perché abbiamo detto che bambini, ragazzi, giovani sono il focus di questa iniziativa. Si comincia proprio con un avvicinamento dei più piccoli a queste corde finissime e tese, che è il primo appuntamento proprio l'1 settembre al Palazzo Multispazio Palazzo Nagliati. Esatto, sì. E allora ce lo spiega. Ma è un laboratorio principalmente ludico, per cui i ragazzi vengono invitati a cantare, abbiamo inventato delle filastrocche con il violoncello dove loro cantano, giocano, e poi c'è un laboratorio legato a questo dove loro toccano fisicamente, in questo caso lo strumento. L'anno scorso avevamo creato tutta una serie di sagome di violoncello che poi venivano esposte in tutte le vetrine della città, più di 20 sagome, e ognuna creata a loro piacimento, per cui era veramente un gioco che poi pagava anche dal punto di vista visivo, e non posso anticipare molto di questo. Quest'anno, ma di certo c'è un, come dire, qualcosa legato alle corde, per cui i bimbi saranno loro stessi invitati ad accordare il violoncello e a lavorare fisicamente. Che non deve essere proprio una cosa facilissima. No, ma devo dire assolutamente molto divertente a riguardo. Sì. E poi abbiamo Luigi Puxedu. Alla Galleria Godot. Esatto, Luigi Puxedu ha avuto questa idea meravigliosa, nel senso che abbiamo contattato un maestro cioccolataio e gelataio della città, molto rinomato, il quale ci fa un gusto violoncello solo per noi nella settimana del festival. E sarà anche un po' caldo, dicono, sì, i primi di settembre, quindi se un gelato, perfetto, gusto violoncello per passeggiare per Rovigo sarà sicuramente... Esatto. Non, ma si sa cosa di sapore di no, non lo rivela mai, ma la cosa divertente di questo gioco è il fatto che i bambini, chiunque entra nella gelateria e dice il nome dell'accordatura, il nome delle note dell'accordatura dello strumento, riceve il gelato gratuitamente. Quindi alla fine imparare le note che compongono l'accordatura del violoncello per poter avere il gelato, sì, durante tutti i giorni della manifestazione, sì, o solo quel giorno? No, tutti i giorni, tutta la settimana, sì. Allora, abbiamo detto che c'è un po', ci sono tanti elementi. Sempre domenica ci sarà al Tempio della Rotonda un bel evento, fantasia, invenzione e virtuosismo con i solisti filarmonici italiani, e sarà un grande evento perché appunto c'è Edgar Moreau che viene a suonare con voi.
Sì, è proprio una star internazionale, voglio dire, che non ha bisogno di interpretazioni. Peraltro sono molto felice di averlo invitato e di averlo legato con i solisti filarmonici italiani, perché credo che sia veramente una combinazione vincente. Propongono un programma veramente meraviglioso, con al centro proprio Vivaldi, soprattutto per quanto riguarda il virtuosismo, e Haydn. Quindi devo dire, sarà veramente fuochi d'artificio come inaugurazione. Solisti filarmonici, sono fanno Vivaldi, hanno fatto praticamente tutto, quindi esatto, esatto, è molto bene. Anche molto bello il suono proprio veneto, diciamo, è anche bello certe volte valorizzare questo aspetto. Abbiamo detto solisti filarmonici italiani, abbiamo detto i solisti veneti, certo le collaborazioni internazionali e gli ospiti che portano sempre qualcosa, ma il colore del suono veneto è un marchio di fabbrica che abbiamo portato nel mondo, sì, da Venezia, e che va valorizzato. Insomma, forse noi non ce ne rendiamo così tanto conto del colore e del timbro che ha la nostra musica suonata da chi è nato e si è formato qui. Assolutamente sì, assolutamente sì. Diventa poi come un tratto di identità per noi, che alla fine per noi è normale, ma effettivamente ha un valore incredibile dovunque andiamo. Non solo Napoli, ma anche qui in Veneto c'è il sole nella musica, sì. Assolutamente. Allora, vogliamo raccontare un po', dobbiamo parlare assolutamente di un altro evento che lega sempre il pubblico giovane a questa manifestazione, che è Cello Pop. Sì. Che cos'è? Ogni anno ho sempre voluto cercare di allargare quelli che sono i confini del violoncello, ponendo la possibilità di vederlo anche in un'altra ottica, quindi non solo classica, non solo romantica, ma anche al di fuori di questo contesto. Un anno abbiamo avuto Johannes Moser, che ha portato il violoncello elettrico, quindi un concerto solo con violoncello elettrico. L'anno scorso abbiamo avuto un meraviglioso concerto di Luigi Puccini, che ha fatto una suite jazz di Bolling. Quest'anno abbiamo un talento locale che si chiama Michele Ballo, il quale sta facendo una buonissima carriera e si sta affermando anche a livello nazionale con ottimi riscontri, soprattutto nell'ambito pop. Lui gira sempre col suo violoncello, suona e canta, per cui abbiamo creato una situazione dove ci siano studenti. Anche in televisione. Esatto, lui, sì, quindi sì, sì, una sì, persona sì, che i ragazzi conoscono. Esatto, esatto. Diventa tra l'altro anche, come dire, una possibilità per lui di farsi conoscere nella città, e di certamente tutti i ragazzi suoi coetanei ne sono affascinati. Quindi musica pop. Pop, esattamente pop, sì. Sono tutti arrangiamenti, tra l'altro, fatti dal conservatorio, da docenti del conservatorio, in modo da coinvolgere attivamente anche i ragazzi, e si tratta tutto di un repertorio pop, assolutamente quello che viene ascoltato regolarmente per radio nei giorni nostri. Di chi ci siamo dimenticati? Io forse abbiamo diversi programmi tra barocco e classicismo alla Chiesa del Cristo il 4, poi l'Auditorium Tamburini, virtuosismo e lirismo. Questo credo sia molto importante, perché Enrico Bronzi è docente del Mozarteum di Salisburgo, è un direttore d'orchestra, un violoncellista di fama internazionale, ed era uno dei nomi che mancava al festival della fondazione, perché spesso ritornano, ma lui ci mancava, quindi sono molto contento e onorato di averlo all'interno del festival. E l'altra cosa che mi interessava molto portare all'attenzione è l'ultimo concerto, che è appunto Violoncelli all'Opera, dove c'è una vera e propria orchestra fatta solo di violoncelli. Noi curiamo gli arrangiamenti e viene il maestro Piovano, che è il primo violoncello dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, che è in veste sia di direttore che di violoncellista. Il programma viene diviso fondamentalmente in due parti. Una prima parte, il violoncello canta, quindi abbiamo scelto tutta una serie di composizioni dove si possa notare, si possa conoscere e anche apprezzare quello che è il grande valore della cantabilità dello strumento che offre. Nella seconda parte invece c'è un omaggio a Giacomo Puccini, e quindi al centenario della scomparsa, dove l'orchestra di fatto di violoncelli diventa una vera e propria orchestra e accompagna le voci, appunto, i solisti della Scuola dell'Opera del Comunale di Bologna. Chissà che se quella sera il famoso gatto di Rovigo Rossini, che abita praticamente nel centro della città, potrà venirmi a trovare. Ma è lì vicino, carino. È lì vicino, quindi non potrebbe mancare. Allora, forse si potrà incontrare non solo Puccini ma anche Rossini. Un'altra cosa bella che avete fatto, ricordare anche l'anniversario di Giacomo Matteotti. Sì, assolutamente. Questo è un incontro molto bello che si lega tra l'altro alla notte bianca delle biblioteche provinciale, per cui in questo caso uniamo le suite di Bach, che vengono legate in modo meraviglioso grazie a tutto un percorso che ha creato Nicola Andreasi e Nicoletta Confalone.
Ecco, allora abbiamo finito purtroppo il tempo a nostra disposizione. Avete visto che è difficile riassumere i tanti ingredienti di questo festival a cui siete tutti invitati. C'è anche il gelato gusto violoncello, rossini, tante cose belle da vedere. Insomma, sarà veramente divertente. In bocca al lupo per questa Grazie. Nuova edizione. Crepi il lupo. Abbiamo detto tutto? Credo proprio di sì. Allora basta, allora vi dovete assolutamente andare. Vi aspettiamo. Grazie per essere stati con noi, arrivederci alla prossima puntata. Buona giornata.